L'artista esistenzialista, buona serata a tutti. Una poesia di qualche giorno fa, penso abbastanza accorata, affettiva, particolareggiata, importante, imponente. I miei più bei ricordi, perché dico i miei più bei ricordi? Perché poi sai, arrivato a 50 anni c'è tanti pensieri, magari ricordi, nostalgie, riferimenti al passato, che potrebbe essere anche magari riferimenti per ognuno di noi, amori, famiglia, amici, parenti, quello che volete. Poi chiaramente andremo più nello specifico per una disquisizione un po' più accurata. Un angelo dorme accovacciato su una silente spalla dolente. Quelle calde luci giallognole si sono improvvisamente spente. Un fiore rossiccio raccolto per strada a Roma perde petali motivatamente. Il cuore sale in gola e rimane corrucciata per un bel po' quell'arcigna fronte. Lo strabismo di Venere sovrasta una sciarpa nera a costine che ricopre, ahimè, un viso spossato e spento. Il battito di un cuore lacero e opaco sembra essere più insalubre e lento. La principessa continuerà a bere Red Bull e caffè lunghi, ma il suo castello sarà sempre più spoglio di carezze e sentimenti. Il banco ormai è saltato e nessuna guardia rimarrà più rigida e sorridente poiché non esiste il bene a gettoni. Così come nessuno è felice di rimanere all'infinito in silenzio e all'attenti. Cosa vuole dire tutto ciò? Penso che fondamentalmente credo che, ripeto, ognuno di noi abbia dei ricordi, che sono dei ricordi pregnanti, imponenti, importanti del proprio passato, magari racconti di amici, cose personali e quant'altro. Credo quando hai la fortuna di avere un angelo che vive un attimino nostalgico, a distanza, ma poi lo senti, lo percepisci, quasi per certi versi dormiente, che è accartocciato, accovacciato su quella spalla, che è una tua spalla di riferimento, che anche se una spalla dolente, una spalla per qualcuno pretenziosa, è pur sempre una spalla silente. E ci sono delle luci, luci giallognole, le luci della sera, quelle luci che pian piano si spengono improvvisamente, tutto a un tratto. Perché? Perché il tempo è maturo, perché nulla è eterno, perché tante cose nella vita di ognuno di noi si spengono lentamente, si consumano le candele, si piegano gli stoppini e quindi fondamentalmente pian piano anche i sogni finiscono. E c'è il ricordo di un fiore rossiccio che ha perso tanti petali per strada e già per raccoglierlo è stata dura, nel senso che magari una spina entra sotto cute, tante sofferenze e perde petali immotivatamente. Non si sa perché poi nella vita di ognuno di noi accadono delle cose poco piacevoli, ma accadono, tutto a un tempo, ribadisco. Il cuore spesso e volentieri sale in gola, c'è un senso d'ansia, è come se fossi costernato da un distacco che è raggelante e la cute, diciamo più che la cute, diciamo la fronte arcigna rimane corrucciata, quindi non c'è rilassamento alcuno. Lo strabismo di Venere non fa altro che sovrastare della sua imponenza questa sciarpa nera, una sciarpa nera a costine, una sciarpa black che ricopre questa parte di viso, naso, bocca, è un viso che è un viso spossato, un viso stanco, un viso spento, opacizzato, che non dà più stimoli. Il battito del cuore è un battito del cuore che opacizza, è un cuore anche questo stanco, un cuore lacero, sofferenziale, e quindi batte molto molto lento, è insalubre, in sofferenza. La principessa, colei che per certi versi ha questa, diciamo, alacre piacevolezza nel modo di porsi, di cantare anche le poesie e quant'altro, continuerà nel suo essere, insomma, a bere sempre più i caffè lunghi, i Red Bull, ma sicuramente il suo castello, il suo intimismo non sarà più quello di una volta, perché non ci saranno più sentimentalismi e non ci saranno più carezze. Sarà tutto probabilmente a buon mercato. Il banco è saltato perché c'è stata una grande incomprensione che ormai è chiara a tutti e quindi nessuna guardia del corpo, chi la difendeva alacremente, diciamo in modo molto fortuito, sarà lì sempre sorridente, in silenzio, sempre più rigida al comando, perché io penso che il bene non sia un bene a caso, un bene a gettoni, io credo che il bene non si compra, non si vende, quindi nessuno di noi è felice di rimanere sempre, diciamo, all'infinito in silenzio, senza potersi proporre, esporre, dire delle cose, avere piacevolezza in un incontro, una chiacchierata e quant'altro, e rimanere sempre sull'attenti a fare il portantino. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.